Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi andremo a giocare a Dantures and Demon 2. Per chi non l'avesse visto, ho giocato all'1, ho fatto tutto il gameplay in versione integrale. Questa volta farò qualche taglio ai punti un po' morti, diciamo. Andiamo subito a vedere il gioco. La vita di intero è una demone, facciamo demone. Demone, tutto ben inizio 10 anni fa, ma lo so già. Direi che è arrivata l'ora di darti un nome. Una faccia e molto altro. Posso creare il mio personaggio? Figo. Giocatore. Andrea. Ok. Applicazione preferita. Vediamo. Scriviamo una cavolata. Mannaggia. Corporatura. Alto magro, alto magro, che colore bianchissimo c'è, ma non sparisce questa, non sparisce. Ah no, devo fare così, farlo blu, verde, giallo, arancio, viola, nerissimo. Facciamo bianco ormai. No, vabbè, facciamoci blu, dai. Colore blu. Maschio fatto. E come la femmina? Dai, c'è solo la G6. Vabbè. Occhi colore, vediamo. Ecco. Perché è perfetto così. Make-up. Vediamo il make-up. No. Magari ci sono le cicatrici. Capelli, aspetta, quello prima, ok, bloccati questi, perché, niente, c'è solo così, solo i capelli, gialli, blu, sembra un vecchio, verdi. Barba, la barba. Sono tutti bloccati. Ma dai. Niente, non si può. Occhiali. Sì, dai, solo occhiali, neri. Ok. Cappello. Ecco i cappelli. Ma perché? Busto. Vestiti busto. Prendiamo questa magliettina. Maglietta nera. Maglietta nera. Sti gambe. Ok. Vediamo se c'è cos'altro. Sarà bloccato. Infatti. Spero che si possano sbloccare giocando. Se no, un sacco di cose. Completa l'avventura per ottenere delle skin speciali. Ah, ecco, vedi? Ok, errore. È stato uno più accessori. Ah, devo togliere la barba. Bing, 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 bing. Partiamo! Ecco, grosso per il naso. Mannaggia! Questa è l'ultima volta che scarico un videogioco dal suo artist. Sui artist. Che cazzo è? Ora che faccio? Potrei giocare con un'altra delle mie app. Fammi dare un'occhiata tra i giochi che non apro da un po'. Riesco a trovare il primo Dantures and Demons. Spero sia solo necessario
nascosto tra le altre app. Rispondiamo. Una chiamata anonima in arrivo. Chi potrà mai essere? Pronto? Buonasera, parlo con il signor Andrea? Che è il call center? Ah sì, con chi parlo? Buonasera, sono Truffa Salvatore, per gli amici truffatore. Vorrei proporle un investimento troppo bello per essere vero. Sembra che un'offerta allettante, ma non ho neanche, non ho nemmeno i soldi per comprare i contenuti extra. Pronto? È ancora in linea? Boh, ha riagganciato. Vabbè. Siamo in casa. Che succede? Che succede? Questo posto non assomiglia a casa mia. Sarà la stanchezza? Penso sia arrivato il momento di farsi una doccia e andare a dormire. A casa di Andrea. Riepilogo. Ok, quindi posso. Andiamo un po' in giro. Ci facciamo uno spundino? Prendiamo lo spundino, mi sento strano. Stasera è meglio andare a letto senza buffarmi. E niente, non si mangia. E guardiamo qui in giro, poi andiamo a casa, quello che è, già a dormire. Siamo già a casa. Prendete maledetto. Non ricordo di aver mai letto questo libro. Andiamo via. Cosa fa? Ma lì sulle scale per salire, probabilmente in camera. Bonsai. Questo è il mio bonsai, suppongo. Questo qua? Questo dovrebbe essere la mia giacca. Non sembra nemmeno della mia taglia. Non mi va di uscire, ora sono a pezzi. Ok, lì è per uscire di casa. Andiamo su, su, su. Prima di andare a dormire dovrei farmi una doccia. Ho le ascelle che emanano un'aura mistica. Va bene. Probabilmente sono le esalazioni ascellari che mi imbambiscono. Ok, dove è la doccia? Ah, qua c'è il bagno, ok. Anche il bagno sembra strano. Andiamo i panni, non ho voglia di fare il bucato. Non sembrano neppure i miei vestiti. Ok. Non c'è lo specchio, no. Faccio sta doccia. Non si può. Quindi devo cambiare, no? Il cesso? Non ho lo stimolo. Ah! Sono cambiato. Facciamo la doccia. Ora mi farò una doccia. Però chiuditi gli occhi, non voglio che tu veda le mie parti pixelate. Oh no, è andata via la luce. Cacchio, i fantasmi del gioco precedente. Cosa vogliono? Mio Dio, si avvicinano! Cosa devo fare? Devo cercare di contattare, altrimenti resto al buio. Dice di il contatore, altrimenti resto al buio. So bene dove si trova, dopotutto questa è casa mia, dico bene? Più o meno. Dove cavolo è? Contatore. Qui c'è una mano. Forse è solo la mia immaginazione, ma vedo cose inquietanti nel buio. Ok. Cacchio è quello? Questo posto inizia a terrorizzarmi. Ancora il telefono. Pronto? Non puoi scappare. Cosa? Non puoi scappare da Tore, il tuo investitore. Oh, sei di nuovo tu? Ti prego, resta in linea. Sono a casa da solo e ho paura. Paura di perdere tutti i tuoi risparmi? Dagli a me e non avrai più paura. Aiutami, Tore, sta succedendo qualcosa di strano qui. Pronto? Oh no, è morta la batteria del telefono. Che cavolo. E dove vado adesso? Cavolo è il contatore. Lì c'è un teschio. Questo qua? Quello cos'è? Ah,
Aiuto! Ma veramente? Beh? Dove siamo? Siete, devi solo andare a dormire. Ti stai immaginando le cose. Bip bip. Il telefono è spento, ma mostra un messaggio. Sei in pericolo, esci subito da lì. Vediamo, c'è la sede della Sui Hearts. Sui Hearts? Ma è l'azienda del tizio strambo che fa i videogiochi. Secondo Google, la sede si trova proprio qui all'angolo. Strano che io non l'abbia mai vista prima. Andiamo. Ah, va proprio da solo. Benvenuti a Varese. Ah, Varese. Ok. Prima casa mia, ora questa strada. Perché sembra tutto così diverso dal solito? No, Varese qua. Ma che diavolo? Come ci sono finito a Varese? Scala. Vedo delle chiavi sul fondo del tombino. Non vorrei essere nei panni di quelli che di quello che le ha perse. Una chiave inglese. Non voglio cazzeggiare con il contatore del gas, ma prenderò questa chiave inglese. Bene. Qua. Qualcosa blocca la porta all'interno. Questa potrebbe essere la lussuosa sede della Sui Heart. Spero di non prendere il tetano. Niente, andiamo, dove cazzo andiamo? Qua si illumina. Questa finestra sembra l'unico modo per entrare. Mi serve qualcosa per arrampicarmi? Questa è chiuso. Il cancello è chiuso a chiave. C'è una calamita. C'è un mazzo di chiavi nel tombino. La calamita è là. Però magari possiamo entrare. No, non ci fa entrare. Ha tratto il magnete. Io non ho più niente. Ah, no, ce l'ho, vaffanculo. Ok, ho il magnete e la chiave inglese. Niente. Facciamo così. Prendiamo queste chiavi. Una prolunga, vediamo, combinare, vabbè, combiniamo, combina. Ah, e vedi, ok, devo imparare a combinare le robe. Ah, ok, adesso abbiamo l'oggetto giusto e ci prendiamo le chiavi. Ma niente, ha tirato le chiavi. Bene, bene, vediamo, abbiamo solo la chiave adesso. Ping, 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 ping. Ok, ho aperto il cancelletto. Chiuso. Andiamo a vedere. Ok. Ma qua salva da solo. Speriamo di sì. A parte che non è che abbiamo fatto chissà cosa. Direi che il video finisce qui. Ci vediamo la prossima volta con la continuazione. Vediamo dove porta questa porta. Ma si può entrare questa porta? Mi sa di no. Non c'è scritto niente. C'è un mattone che prenderemo come se fosse normale. Però l'hai messo in tasca. Ok. E niente. E direi alla prossima, ragazzi. Ciao.